la pioggia, la neve. Laura ha intrapreso un bel viaggio impegnativo da Torino, sfidando il tempaccio che c'è lì, c'è ancora molta neve da poter capire. Bene, allora, parto come al solito rammentandovi gli appuntamenti futuri, l'ultimo, che chiaramente verrà effettuato con Michele Smaggiassi, che conoscete tutti, come appunto giornalista della Repubblica, che ha una rubrica specifica sulla fotografia che si chiama Fotocrazia. Per cui, insomma, organizzatevi fra due sabati, 5:30, solito posto, solita sala. Speriamo che non vi dica. Allora, presento Laura prima di tutto. Allora, Laura è laureata con una tesi sperimentale sulla storia della fotografia nel 95, ed è curatrice e direttrice dell'archivio fotografico Giachetti, Luciano Giachetti, fotocronisti baita di Vercelli. Quindi una grossa esperienza in quella che è l'attività di ricerca, curatela e archiviazione, chiaramente. In questo caso lei mi raccontava di un unico fotografo, no? Poi ce lo racconterò. Ha curato molte mostre, poi chiaramente adesso qua metto alcuni dati, ma non mi dilungo col più di tanto, e ha scritto saggi per riviste storiche, cataloghi di esposizioni fotografiche, e ha tenuto parecchi corsi e conferenze nel Ministero della Pubblica Istruzione, il DAMS di Torino. Ha curato, ha scritto parecchi testi critici e curato esposizioni di fotografia contemporanea per varie gallerie, sia private che pubbliche, Torino, Venezia e Bologna. Vado un po' avanti, diciamo che un'attività importante che non ho segnato qui, che comunque la contraddistingue poi anche la maniera in cui l'ho conosciuta, è un blog proprio sulla fotografia, che lei tiene e aggiorna periodicamente, e appunto un'altra peculiarità è la cura chiaramente di progetti specifici di fotografia storica e contemporanea per varie gallerie, sia private che pubbliche, Torino, Venezia e Bologna. Allora, vado un po' avanti, diciamo che un'attività importante che non ho segnato qui, che comunque la contraddistingue poi anche la maniera in cui l'ho conosciuta, è un blog proprio sulla fotografia che lei tiene e aggiorna periodicamente, e appunto un'altra peculiarità è la cura chiaramente di progetti specifici di fotografia storica e contemporanea. Tiene dei laboratori, dei workshop, e ho anche pensato di segnalarvi questo incontro che lei darà il 17 e 18 marzo, che è un workshop che si chiama L'idea prende forma il portfolio, nella quale chiaramente è una, ma per chi di voi vuole affrontare il tema, poi magari può essere spunto per domandare informazioni a Laura magari dopo in fase di chiusura. Allora, vi do i miei riferimenti come al solito, per cui dove potete trovare altre informazioni sulla manifestazione o scrivermi. Io ho messo chiaramente il sito, però sapete che ho anche i riferimenti su Facebook, Google+, Instagram e Twitter, e però questa volta ho deciso anche di ricordarvi che nel mio sito, nella sezione video, ci sono tutti gli agganci ai video dei passati incontri. Quelli di quest'anno sono venuti, insomma, particolarmente bene grazie all'aiuto di Francesco Brunello, che mi ha dato una mano, e quelli dell'anno scorso sono un po' ancora molto molto artigianali, però li ho inclusi per chi volesse rivedere quello che abbiamo affrontato, i temi che abbiamo affrontato con Massimo Siracusa, Settimio Benedusi, A Fiume dei Mondi, e inizialmente il primo incontro a cui siamo partiti con tutta questa manifestazione, quello di Riccardo Cadura e Fulvio Bortolozzo. Voglio ricordare i nostri sponsor, che sono Photomarket Video, e quest'anno anche un media partner che ha fatto un po' di informazione e ci ha aiutato a divulgare chiaramente informazioni su questa manifestazione.
ringrazio sempre in maniera molto ampia il centro Candiani, nella figura della dottoressa Dalio, e adesso lascerò chiaramente il palco a Laura Magnone e al suo, diciamo, e alla sua questione principale, che era anche il tema di questo incontro, che è la fotografia. Due puntini, quindi una domanda che c'è, molto importante, che non troverà risposta, che non troverà risposta. Un applauso per Laura Magnone. Grazie intanto, benvenuti, siete in tanti, avete sfidato un tempaccio, io veramente pensavo di trovare la sala semideserta, invece ho avuto una bellissima sorpresa, anche perché tra le persone ci sono alcuni amici molto cari che non vogliono essere citati e non citerò. Va bene, basta. Però il quarto. Allora sì, Giovanni ha un po' introdotto la mia professione, in qualche modo quello di cui mi occupo da tanti anni, devo dire, spero non troppi, però insomma, da tanti sicuramente. Aggiungo solo che, è vero, io ho dato una tesi in storia e critica della fotografia, una tesi sperimentale, l'insegnamento era quello della storia dell'arte contemporanea, e lo specifico perché quello fa parte della mia formazione e comunque torna anche nell'atteggiamento che io, è giusto dirlo, per cui per me la fotografia è comunque qualcosa di complesso che non si risolve guardando a se stessa, insomma, si chiama lo sguardo l'ombelico, la rassegna. Quindi la fotografia non è per me qualcosa di ripiegato su se stessa, ma qualcosa che si inserisce dentro, quantomeno dentro la storia dell'immagine, ma poi anche dentro tutto un sistema di altre discipline, dentro un sistema di relazioni sociali, eccetera. Verremo poi a parlarne anche. In questo caso, io vi voglio parlare però invece dell'archivio, non tanto della storia dell'archivio, di quello di cui, o dei materiali che contiene. Ho scelto, infatti ne vedremo pochi, non tantissimo, però ho scelto questa mia esperienza professionale perché di fatto in qualche modo mi permette poi di intervenire su quello che è il contenuto del mio intervento e anche di rispondere, cioè, più che altro di attenermi al titolo, cioè la fotografia, quindi di che cosa stiamo parlando? Perché poi anche l'archivio. Intanto perché chi mi ha preceduto, io ho sentito gli incontri che sono stati calendarizzati prima del mio, ha parlato di fotografi contemporanei, molto spesso, non sempre, ma molto spesso viventi, non sempre viventi intendo. E quindi, e comunque di fotografi nella maggior parte dei casi conosciuti, che conoscevate, a me invece serviva proprio farvi vedere delle immagini che a voi non dicessero quasi nulla, cioè sconosciute. Contenutisticamente poi potranno dirvi cose, certamente, però di fatto io vi parlerò di un autore che credo nessuno di voi conosce. In secondo luogo mi interessa partire dai materiali dell'archivio per questa ragione, perché oltre al fatto che voi non potrete proiettare soprattutto il vostro portato culturale, fotografico, eccetera, anche perché io vorrei farvi capire, vorrei trasmettervi quello che significa per chi fa il mio mestiere occuparsi di fotografia in assenza dell'autore, perché c'è qualche cosa di fondamentale quando ci si occupa di un archivio: l'autore non c'è più perché è morto, non perché è espatriato, e questo è un dato importante, non secondario. Voi fate fotografia, io adesso non vorrei subito rovinare il clima, però un giorno ci sarà chi, come quando voi non ci sarete più tra tantissimi anni, vi auguro tra tantissimi anni, non ci sarò più neanch'io, ma ci sarà qualcuno che come me metterà mano al vostro materiale. Voi, parlo ai fotografi ovviamente, ai fotografi o agli artisti che lasceranno qualche cosa dietro di sé. E quindi anche un modo forse per voi, si può avere un goccino d'acqua, perché ho un po' di rauce, grazie. E forse un modo anche per voi per riflettere su quello che un giorno persone come me potrebbero fare delle vostre cose. Allora, giusto per chiarire un attimo
l'archivio di cui mi occupo, che cos'è l'archivio di cui mi occupo, io vi ruberò proprio 2 minuti per inquadrarlo, poi parleremo di, ci agganceremo alle sue fotografie, ma parleremo non nello specifico della sua vicenda biografica. Allora, l'archivio di cui mi occupo e che dirigo è, si chiama Archivio Fotografico Luciano Giachetti, Fotocronisti Baita, un titolo curioso che poi vi racconterò come è nato. E fu costituito nel 1997 dal Comune di Vercelli, dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Vercellese, nel Biellese e in Valsesia, e dagli eredi del fotografo, perché questo fotografo lasciò scritto di voler donare tutto il suo materiale alla città e all'Istituto per la Storia della Resistenza. Questo archivio raccoglie il lavoro, quindi le fotografie, ma anche gli strumenti di cui questo fotografo, che si chiamava Luciano Giachetti, si servì durante tutto l'arco della sua professione. Quindi parliamo di 50 anni di professione, dal 43 al 93, anno della sua morte. Un materiale dal punto di vista proprio quantitativo veramente eccezionale, e anche dal punto di vista proprio della strumentazione molto interessante, ci sono apparecchi notevoli. E raccoglie anche alcune raccolte di riviste, insomma altri materiali interessanti. Come scopi statutari, l'archivio ha ovviamente la conservazione dei materiali lasciati dal fotografo, ma anche gli interventi mirati alla diffusione della cultura fotografica e anche dello studio della fotografia, anche contemporanea. Chi era Luciano Giachetti? Era questo signore qui, ecco, lo vedete, è nato il 4 aprile del 1921 a Lessona, che era un piccolo, si vede bene, si vede sì, okay. Che era un piccolo paese a metà tra il Biellese e il Gattinarese, diciamo così, comunque la provincia era Biella, ed era appassionato di fotografia fin dall'infanzia. Suo padre accolse in maniera positiva la sua passione, gli regalò uno strumento, una Leica, proprio, non proprio una macchinetta da ridere, insomma. Lui approfondì questa sua passione e la trasformò in un lavoro. Giovanissimo entrò alle dipendenze di uno studio fotografico di Biella che si chiamava Fotocervus, poi in campo militare arruolato fece il cineoperatore, il fotografo anche aereo in diversi luoghi, fino a quando poi si diplomò alla scuola Teofilo Rossi di Montelera di Torino, che era una delle migliori scuole di fotografia del periodo, e poi durante gli anni della Resistenza divenne partigiano e si arruolò, diciamo, clandestinamente nella 12ª divisione delle Brigate Garibaldi, visse questo lungo periodo di clandestinità fino alla liberazione, e lì fece quello che poi divenne la sua fortuna. Chiese al suo comandante, un omonimo, si chiamava Giachetti, anche lui, ma non erano parenti, nome di battaglia Danda, mentre nome di battaglia di Luciano Giachetti Lucien. Quindi Lucien chiese a Danda la possibilità di fotografare la vita partigiana. Danda gli disse subito no, perché capite bene che lasciare delle prove fotografiche che permettevano di riconoscere i combattenti clandestini era un pericolo altissimo. Lui continuò ad insistette molto, e alla fine Danda ebbe una illuminazione e disse: va bene, cerchiamo, io ti do il permesso, perché intuì che in quella maniera un certo periodo, lo scrisse proprio nella biografia Danda, nella sua autobiografia, perché intuì che in quella maniera si sarebbe potuta avere traccia di un periodo straordinario che diversamente, visivamente, forse non ci sarebbe arrivato. E quindi lui iniziò a fare il fotografo partigiano. Lo vedete anche dalla postura: Giachetti aveva un po' questo mito del fotoreporter americano, era sempre vestito in questa maniera, anche se poi stava nel Vercellese, era un personaggio curioso. E quando iniziò la sua
sua documentazione, lui aveva una fede incrollabile nella fotografia come documento, anche quando intorno a sé tutta la fotografia, cioè la critica fotografica, mise in discussione pesantemente il concetto di documento, di validità di documento. Comunque questi erano anni in cui lui, appunto in brigata, fotografava i suoi compagni. Io vi faccio vedere. Ecco, questa io la metto sempre, perché questa è la partigiana Kira, che era la, siccome era appassionata di fotografia anche lei, era quella che sviluppava i rullini. Quindi faceva, questa piccola tenda era una camera oscura. Poi ovviamente, finito il periodo resistenziale, di Giachetti si ricordarono tutti, di Kira più nessuno. E io invece la ricordo sempre, perché secondo me invece ha avuto un ruolo non secondario, anche per sopportare Giachetti, che aveva un carattere abbastanza irsuto, diciamo così. Questa è l'ora politica. Queste sono immagini degli accampamenti. Questi sono dei ritratti. Vi faccio vedere le immagini, proprio una brevissima panoramica di immagini, per farvi capire che già in quel momento lì, già in durante quell'esperienza lì, quei mesi lì, lui maturò una certa flessibilità, per cui passava dal gruppo al ritratto al reportage, cosa che poi portò avanti tutta la vita. Questa è una fotografia famosissima, dico famosissima perché è stata citata ovunque, anche da settimanali e quotidiani molto importanti, spesso a sproposito, perché è una fotografia che noi dobbiamo rincorrere negli anni. Più delle volte questa viene indicata come una fotografia scattata durante la campagna di Russia, non è vero, questa è Baraggia, Biellese, sono partigiani nella neve, e tutte le volte noi dobbiamo scrivere dicendo guardate che avete preso un granchio, perché fin dall'inizio iniziò a girare questa, dopo la liberazione iniziò a girare questa immagine e fu veramente utilizzata nelle maniere più disparate. Vi faccio vedere, oltre che insomma per il fatto che questa è un'immagine anche presente su alcune, e citata non correttamente su alcune copertine di libri pubblicati da case editrici molto importanti. Questa immagine, oltretutto, sembra un reportage, no? Quindi un'immagine fatta durante un'azione. Siccome Giachetti era partigiano, quando c'erano le azioni lui doveva partecipare. Queste sono messe in scena, ve lo dico subito. E altre, che non vedremo qui, dove ci sono degli appostamenti, eccetera, nella maggior parte dei casi, non in tutte, sono messe in scena. Questo è un altro aspetto che a me tocca molto, perché insomma mi sembra un'altra bella testimonianza. Lui con i suoi compagni andava nelle cascine, aveva contatti con la popolazione, con i civili, e questi quando vedevano che aveva una macchina fotografica gli chiedevano faccio un ritratto, quindi lui si trasformava da reporter, ritrattista e ritrattista, anche fotografo ambulante. Queste poi sono fotografie che loro ebbero dopo anni, no? E alcuni di questi ritratti sono molto semplici, però sono interessanti, credo, fino alla fotografia di gruppo. Allora, questa è un po' una piccolissima sintesi di quello che era materiale resistenziale. Quando Giachetti, altra parte, queste invece sono delle immagini, pensate aver chiuso, invece no, della liberazione di Vercelli. Questi sono, ecco, vedete, questo è proprio racconto fotografico. E diciamo che con questa idealmente io chiudo un po' la sua parentesi resistenziale. Questa è una foto che è sempre piaciuta molto, diciamo. Quando lui finì gli anni di clandestinità, tornò a Vercelli e aprì l'agenzia Fotocronisti Baita. Baita era il nome della rivista clandestina, per cui lui questo passato resistenziale non lo abbandonò mai. Aprì questa agenzia Fotocronisti Baita perché
la sua vocazione era quella di fare fotografia di cronaca, e iniziò una collaborazione lunghissima con tutti i giornali, non solo locali, ebbe anche collaborazioni con giornali nazionali, poche, ma insomma qualcuna sì, sicuramente. Ovviamente per portare a casa uno stipendio che gli permettesse di vivere, si adattava anche a fare matrimoni, battesimi, non faceva attività ritrattistica in studio solo fototessere, e poi saltuariamente si concedeva qualche servizio, di fare qualche lavoro per suo proprio interesse, strutturato come voleva lui, sempre con questo aspetto reportagistico, indubbiamente. Adesso io posso dirvi su per giù, perché ogni tanto spunta qualche cosa, che l'archivio tra fototipi positivi e negativi si aggira intorno alle 500.000 unità. Quindi è veramente un fondo cospicuo. Sì, 500.000, ma poi vedrete materialmente alcune cose che secondo me sono abbastanza etonanti con i francesi. Quando lo intervistavano, Giachetti diceva sempre: per me la fotografia non è arte, è solo mestiere. E per arte intendeva quello che si praticava all'epoca nei circoli, quindi la fotografia, come dire, da concorso. Lui invece si riteneva un professionista e confondeva un po' l'aspetto artistico con quello dilettantistico, però quello era uno dei suoi due motti. L'altro era: nulla sfugge all'obiettivo dei baitini. Fotocronisti baiti, i suoi collaboratori erano i baitini. Nulla sfugge, e nulla sfuggiva veramente. Ecco, adesso io voglio entrare invece, dopo questa piccola parentesi biografica, dentro al tema di questo incontro, partendo da questo oggetto qui, anzi da due pagine di questi oggetti, perché in realtà ci sono 12 album. Parliamo di un album confezionato manualmente dal fotografo, pieno di provini a contatto. Allora, dal 45 al 63 Giachetti confezionò 12 album in cui incollò i provini a contatto. Quando usava il 35 mm incollava tutta la pellicola, quindi noi abbiamo tutti gli scatti. Su formati differenti, 6x6, 6x9, 9x12, invece per formati differenti si comportava in un'altra maniera. Incollava, diciamo, la capofila, un'immagine per serie, e poi metteva delle didascalie con il numero di sequenza e un titolo. L'ordinamento di queste immagini è cronologico, quindi noi abbiamo dal 45 fino al 63 tutto quello che ha fatto. Ogni album contiene un numero straordinario di immagini, alcune superano le 13.000 unità, quindi un album supera i 13.000 scatti, poi è tantissimo, Ma quello che lascia abbastanza esterrefatti, come vi ho detto prima, ordinamento cronologico, è che questo signore per tutta la vita, nello stesso giorno, perché queste sono due pagine, nello stesso giorno, questa è un'altra, prendo per esempio, si trovava a fotografare delle situazioni completamente disparate. Poteva fotografare un incidente, un compleanno, un aereo che era precipitato, adesso un trattore, un ritratto, poi torniamo indietro, ci saranno sicuramente anche dei morti, una caraffa. Allora capite che l'eterogeneità dei soggetti è straordinaria, ma anche il fatto che questo signore tutti i giorni passava da un argomento all'altro, e non era molto semplice anche psicologicamente, e vi dirò anche perché. Allora, quando ci troviamo di fronte a un oggetto come questo, ci rendiamo conto, e qui entro dentro all'argomento, che fotografia è un termine vuoto, completamente vuoto.
Cioè, se non lo si mette in relazione con un sistema, come dicevo prima, di applicazioni e di relazioni con il mondo esterno, quando diciamo fotografia non diciamo assolutamente nulla. Questo oggetto ci permette di andare dentro questo concetto. Perché? Allora, cerchiamo di esaminarlo. Dal punto di vista della conservazione, questo oggetto si rappresenta uno strumento straordinario. Noi non solo abbiamo testimonianza delle fotografie che ha fatto, ma riusciamo anche, avendo tutte le matrici, quindi tutti i negativi, anche a valutare a volte lo stato di conservazione. Ci sono dei negativi che hanno delle distaccamenti di gelatina, noi riusciamo ad andare a vedere se nel caso di 35 mm li troviamo sempre, ma se siamo fortunati riusciamo anche a vedere che cosa si è perso, se sono le immagini che lui aveva incollato sugli album. Quindi dal punto di vista proprio meramente conservativo è uno strumento straordinario. Dal punto di vista biografico, professionale dell'autore, ci permette di capire esattamente dove lui fosse in un determinato momento, che cosa stava facendo e che cosa stava fotografando. Cosa stava facendo, intendo che cosa stava fotografando. E ci permette anche di capire quanto lui fosse fedele alla sua idea originaria di fotografia, cioè ci permette anche di vedere se noi riusciamo a rintracciare in qualche modo, uso una locuzione che non mi piace, ma solo per farmi capire, se lui in qualche modo avesse anche una cifra stilistica, uno stile, diciamo così. Ma la cosa più importante è che ci permette di capire dove fosse, non solo in termini di professione, in termini di committenza, ma anche in termini di relazione con quello che invece stava succedendo nella fotografia. Quando negli anni 50 Giachetti faceva queste cose, che cosa stava succedendo? Quando le faceva nel 65, che cosa stava succedendo? Allora lui dov'era mentre un linguaggio si stava evolvendo? E questa è un'altra cosa importante, perché un domani forse queste cose una persona come me, se le saranno domande che si porrà di fronte al vostro di lavoro. Quindi non solo dov'era era Vercelli in via XY, ma dov'era mentre succedevano delle cose, dal punto di vista critico, linguistico, artistico. Ampliando il raggio di indagine proprio noi possiamo anche capire, perché questi album sono straordinari, quante applicazioni ha la fotografia. Adesso qua casualmente non ci sono, ma Giachetti era anche chiamato dagli ospedali, per esempio, quando c'era un'operazione chirurgica nuova lui andava e la fotografava per la prima volta, ma anche quando veniva, per esempio, estirpato una massa tumorale molto importante, lui la fotografava, gliela mettevano su un tavolo, lui la fotografava. Quindi su questi album ci sono dei pezzi anatomici che sono sconvolgenti, perché non si vedono più, ve l'assicuro, anche perché me l'hanno detto dei medici. Io mi sono confrontata poi con loro rispetto ad alcune tipologie di immagini. Allora, è ovvio che, come tornando a prima e al quindi, la fotografia ha tantissime applicazioni. Qua siamo fortunate perché le troviamo quasi tutte, no? E questo è un grande, come dire, è proprio un compendio, una specie di sussidiario delle applicazioni della fotografia. E oltretutto ci permette di, grazie a queste applicazioni, di fare delle riflessioni sulla storia sociale, non solo sulla cronaca, no? Quindi insomma è proprio un oggetto che ci permette di fare dei ragionamenti ad ampio raggio, che sono quelli che si fanno sempre davanti alla fotografia, non solo questo tipo di fotografia. Dal momento che queste fotografie sono state messe sono state raccolte e raggruppate con un ordinamento squisitamente cronologico, perdono, guardate nel loro insieme, perdono valore per se stesse, cioè non vengono più considerate come singole foto. Non possiamo più, certo possiamo metterci con una lente e considerare questa piuttosto che quest'altra, ma noi adesso le fruiamo nel complesso. E allora nel complesso queste immagini sono abbastanza
perturbanti, diciamo così, proprio perché ci dimostrano che, se, che tutta la vita, ma la vita di ciascuno di noi, non solo sua che era chiamato in posti differenti, è veramente determinata dal caso. Ogni pagina di questo album è come se fosse una giornata di una persona qualsiasi che un giorno prima, che un attimo prima può festeggiare, l'attimo dopo può trovarsi. Adesso io veramente sembro una menagramo, mi rendo conto che sto parlando di cose tristissime, però in realtà non sono così triste come sembra. In realtà questo aspetto qui è un aspetto molto interessante, perché proprio questo oggetto ci dà la misura della nostra finitezza, ma anche della finitezza della fotografia. Perché ne parlavamo, mi tocca citarti, con un bravissimo professionista e artista, Stefano Ghesini, che è presente, proprio l'altro giorno, a proposito di questo incontro qui. Di tutto quello che vediamo non è rimasto più nulla, cioè quello che ci rappresentano queste fotografie non esiste più. Ma non esiste più neanche il fotografo, cioè non c'è più niente. Rimangono delle tracce di qualche cosa che non esiste. Molto labile questa cosa, molto... Fotografia è fragile comunque, ha delle basi fragili, non solide. Oltretutto, la fotografia si ammala, perché la fotografia non è eterna, per cui chi si occupa di un archivio deve sapere, questo, no, qua parliamo di negativi alla gelatina di bromuro d'argento e stampa alla gelatina di bromuro d'argento, entro un attimo dentro una questione tecnica. L'emulsione in cui sono inseriti i sali d'argento è un'emulsione di tipo organico, un brodo animale fatto con ossa animale, e quindi col passare del tempo questi negativi diventano dei piatti ricchissimi per dei microorganismi che si mangiano la gelatina, letteralmente se la portano via. E questi piatti ricchissimi per muffe, microrganismi, eccetera, batteri, queste azioni di degrado, queste, si propagano per contagio, per cui molto spesso questi microrganismi attaccano dei rullini e poi passano anche a quello successivo, quindi noi a volte mettiamo in infermeria, diciamo così, dei blocchi interi di immagini che non recupereremo mai più. Altra cosa interessante sono le impressioni che io negli anni ho raccolto quando ho fatto vedere questi oggetti ad autori o a studiosi che sono venuti in archivio, anche persone autorevoli, devo dire. E insomma, quando si trovavano davanti a questi oggetti, che indubbiamente sono tra le cose più interessanti che conserviamo, all'inizio, appunto, sì, facevano i ragionamenti che ci siamo fatti fino adesso, ma poi si metteva anche in relazione questo tipo di immagini con dei lavori concettuali o che appartenevano alla fotografia contemporanea, no? Penso per esempio a Atlas di Gerhard Richter, anche se dice l'ordinamento è tematico, però queste grandi raccolte che noi troviamo citate nella fotografia contemporanea e nell'arte contemporanea, di cui la fotografia fa parte. Quindi, anche se non era nelle intenzioni del fotografo, anche questo lavoro viene messo in relazione con un sistema di altre cose un pochino più ampie, dico un pochino perché in realtà più ampie lo sono assai. Con il passare degli anni, i commenti cambiano. Cioè negli ultimi 5-6 anni chi è venuto a vedere questi album, secondo voi che cosa ha detto? Rimane sempre il fatto che sono oggetti straordinari, rimane sempre il fatto che rimandano certe opere concettuali, eccetera. Ma c'è qualche cosa che è intervenuto. Noi tutti i giorni siamo abituati a vedere immagini molto eterogenee, quindi con soggetti eterogenei, associate senza criteri se non quello proprio cronologico e senza soluzione di continuità. Sono i social, certo.
Allora, questo oggetto è sempre lo stesso, ma chi lo guarda lo misura con occhi differenti, ed è giusto che sia così. Allora questo è anche uno strumento, un misuratore di fruizione della fotografia, che cambia. Quindi tutto questo discorso intorno a delle pagine di album, è per dire che non solo con questa, ma con tutta la fotografia è necessario un atteggiamento flessibile. E allora l'ultima cosa che uno deve fare è prendere delle posizioni. Io lo dico proprio in maniera abbastanza convinta. Se c'è una cosa che il lavoro in archivio mi ha insegnato fin da subito, è di non innamorarmi mai delle immagini, mai. Certo, posso avere delle preferenze che sono private e che cerco di tenere per me, però indubbiamente la cosa più importante è che quando ci si innamora di un'immagine si prende in qualche modo un partito. Si può dire oggi prendere un partito o siamo in silenzio preelettorale e la parola non può essere, cioè, posso dirlo? Ok. Nella fotografia qualsiasi partito prendiate è sbagliato, mi fermo qui perché le battute mi verrebbero, ma voglio fermarlo. Mentre l'unica cosa che è bene prendere è la distanza. Ecco, prendere distanza dalla fotografia, ma non vale solo per me, vale anche per voi nei confronti di quello che producete come fotografi. Perché prendere distanza significa avere un atteggiamento critico e autocritico. E prendere una distanza significa passare da un atteggiamento amatoriale a un atteggiamento professionale, al di là del fatto che uno possa fare fotografia non come primo lavoro, non intendo quella differenza tra amatoriale e professionale. Okay? Allora, questi io ve li ho fatti vedere perché sono, come dire, per me stati degli oggetti molto significativi proprio per il mio, per la mia crescita professionale. La distanza poi mi serve anche per una cosa differente, cioè perché mi permette di non fare una classifica, come dire, meritocratica delle fotografie. Perché se vedete, io mi trovo davanti a tutto questo mélange di immagini e di soggetti, io non posso scegliere, per me sono tutte uguali, perché Giachetti per primo ci ha lasciato l'opera omnia sua, il corpus di immagini ce l'ha lasciato tutto, non ha volutamente selezionato, quindi io ho il dovere di salvare tutto. Vi faccio un esempio, prendiamo queste due immagini, questa è un'immagine di Mondariso del 1950, questa è un'immagine di una piantina di riso fatta per l'Istituto Sperimentale di Risicoltura del 1954. Quale salvereste voi? Adesso voi mi dite nessuna, cioè tutte e due, perché mi avete sentito molto accalorata su questa cosa, quindi per non rischiare mi direte tutti e due, ma io sono convinta che la maggior parte di voi direbbe: ma io salvo la foto delle Mondariso. Ecco. Lo sapevo che avresti fatto il bastian contrario. Bene. Allora, uno, al di là di quella che è, come dire, una platea eterogenea, eccetera, perché questa foto ci fa subito simpatia? Perché abbiamo avuto il nostro portato, riso amaro, eccetera, una serie di, tutta un'iconografia, un serbatoio iconografico che riguarda questo tipo di lavoro a cui attingere e che ci è in qualche modo familiare. Oltre a voi anche uno storico del lavoro salverebbe indubbiamente questa, ma se arriva, e sono arrivati in archivio, un agronomo o un agronomo o un botanico non avrebbe dubbi, salverebbe questa e affosserebbe l'altra. Allora il mio dovere è di intercettare l'interesse che può avere l'una e l'altra immagine e di portarle davanti alle istituzioni spiegando che vanno salvate entrambe. Perché sembra la palissiana questa cosa qui, ma chi fa il mio mestiere si trova spesso ad andare a cercare dei finanziamenti e a spiegare che queste immagini, per le ragioni che vi dicevo prima, a livello conservativo a volte c'è bisogno di digitalizzare soprattutto le immagini a rischio, quelle che
sentiamo, annusiamo, perché per lavorare in un archivio fotografico occorre prima che una buona vista, prima di una buona vista un buon naso, perché il deterioramento si sente olfattivamente ancora prima che visivamente. Allora, quando noi subodoriamo, e non uso un termine a caso, che qualche cosa inizia a non funzionare più, corriamo ai ripari e cerchiamo anche dei finanziamenti per digitalizzare dei lotti interi di immagini. Su un archivio con centinaia di migliaia di fotografie, capite che un lotto intero significano magari 5-6 mila fotografie, e sono dei costi, e le istituzioni molto spesso non ci sentono. Perché? Perché il lavoro di un archivio è un lavoro silenzioso, non tira tanta gente. È più facile dare tanti soldi per una mostra in cui si hanno 2, 3, 4, 5, 50 mila visitatori, piuttosto che salvare del materiale che magari vedono in pochi. E la domanda che io ho posto a voi non è casuale e neanche così banale, perché sono proprio le persone che poi devono finanziare che mi dicono: ma perché io devo salvare una foto di una pianta di riso? E vi ho già fatto vedere una foto, come dire, che ha un certo appeal, ma noi abbiamo anche 1000 fotografie su per giù di lampadari, che secondo me hanno un valore inestimabile, perché sono i lampadari fatti tra gli anni 50 e gli anni 60 da una ditta locale, che invece sono una testimonianza molto interessante, ma so quasi per certo che sarà molto difficile, per fortuna stanno bene adesso, però sarà molto difficile, dovessero presentare qualche problema, poterli salvare. Allora, torniamo al nostro fotografo, no? Non che adesso l'abbiamo abbandonato, però torniamo proprio a quello al suo modus operandi. Lui era titolare di un esercizio commerciale. La sua prima necessità era quella di vendere. Allora, si serviva di questi album, ma ovviamente non erano sufficienti, perché col passare degli anni, essendo l'unico, aprirono anche altri studi, ma certo la memoria storica della città di Vercelli era lui. Allora, col passare degli anni, le persone andavano a chiedere: mi dai per favore la foto fatta durante il carnevale, piuttosto che... E se andava bene, davano l'anno, e con gli album che abbiamo visto prima lui riusciva a risalire più o meno. Ma se invece l'anno non, il cliente non lo ricordava, le cose si complicavano. Allora lui intelligentemente archiviò, studiò due sistemi di archiviazione, uno di tipo cronologico e l'altro di tipo tematico. Quindi a un certo punto, perché noi sospettiamo che non sia stato fatto da subito, ma un po' dopo, lui scorpora e taglia anche le pellicole, intendo i 35 mm, oppure nel caso di formati differenti, confeziona delle buste totalmente non idonee alla conservazione, perché questa ancora si salva, ma ci sono buste fatte con le schedine del Totocalcio, con degli scotch, tutti con materiali che non fanno bene ai negativi, e quindi che in un futuro ci daranno problemi, ma i costi per inserire le fotografie dentro dei materiali idonei per la conservazione sono esorbitanti, per cui per adesso dobbiamo accontentarci. Quindi lui raggruppava delle serie tematiche, in questo caso, e le inseriva dentro le buste, e poi ci scriveva sopra il numero di serie che poi ritroveremo sugli album. Questa nel 56 era già la 7120esima serie che faceva. La data, in questo caso siamo fortunati perché la data è precisa, e poi il soggetto. Hashtag, sì, quasi, diciamo così. Allora, poi torneremo proprio anche su questa cosa della mostra di Gaudenzio Ferrari. Allora, questa fu la sua fortuna, indubbiamente. Intanto perché questo ci permette di riconoscere e di rispettare il suo lavoro. Noi sappiamo quali gruppi di immagini lui aveva selezionato, ma ci permette anche, e le abbiamo vinte tutte, di avere riconosciuti i diritti, perché noi riusciamo a dimostrare, grazie a questo sistema qui,
che non si parla di foto scattate occasionalmente, ma si parla di foto che appartengono a una serie. E quindi questo è un grosso punto a favore del riconoscimento dei copyright. Non apro il capitolo della legge sul copyright in Italia, perché potremmo stare a parlare fino a dopodomani e forse usciremmo più arrabbiati che sereni. Allora, dicevo, però questa cosa è interessante molto, anche perché lui a un certo punto, facendo questo lavoro, prende gusto al raggruppamento, al fatto di inserire, avere tutto sotto controllo, avere queste grandi, questi temi che poi lui, queste buste tematiche oltretutto non sono sciolte, sono messe dentro a degli altri contenitori, a delle scatole insieme con, che di nuovo hanno una didascalia, quindi un titolo, per cui c'è la busta Musei Vercellesi in cui è inserita questa, c'è la scatola Musei Vercellesi in cui è inserita questa busta. Quindi noi abbiamo proprio nel grande e nel piccolo, possiamo seguire quello che lui ha fatto negli anni intorno ad un determinato soggetto. Questo ordinamento gli permise di fare durante l'arco della sua carriera delle mostre, un po' curiose devo dire, perché affittava delle bacheche su dei pilastri dei condomini che c'erano sulla, che si affacciavano al corso, sul corso principale dove lui aveva l'agenzia. Quindi lui affittava delle bacheche e poi poi organizzava delle mostre col suo materiale. Dava un titolo e negli anni fece tantissime mostre mescolando la sua produzione, cioè lui attingeva al suo lavoro. Allora, adesso a voi sembra questa una cosa tutto sommato abbastanza normale, no? Invece in realtà è un aspetto su cui vorrei farvi riflettere, perché lui costruiva ex novo dei percorsi, quindi lui non fotografava, Giachetti non fotografava solo, usava la sua fotografia. Ed è un concetto differente. È vero che l'autore era sempre lui, però abbinava, creava ex novo dei percorsi a partire da quello che aveva fatto. Era uno che aveva una grande opinione di se stesso, ma non è mai stato vittima della sua propria mitologia, ed è una cosa importantissima. Che avesse una grande opinione di se stesso lo si può capire anche dal fatto che quando lui faceva queste mostre, se il tema lo permetteva, apriva dei quotidiani piuttosto che dei settimanali, oggi soprattutto era uno dei suoi settimanali preferiti, fotografava delle immagini, le stampava e le timbrava col suo nome, per cui noi in archivio abbiamo la stampa dell'allunaggio con il timbro Fotocronisti Baita, si vede la retinatura del giornale, quindi chiaramente non l'ha fatto. Arrivano i Beatles al Vigorelli, mandano le foto, chiaramente, forse era, non so se era epoca o che cosa, comunque c'erano le foto dei camerini, no? Quindi delle foto che lui sicuramente non poteva fare perché in quel periodo stava fotografando altro, e poi ripeto, si vede la retinatura del giornale, lui le stampa, le fotografa e nella mostra musica ci mette i Beatles, Fotocronisti Baita. Ma l'allunaggio è ancora più grossa come cosa, se pensa. Ma con un'agilità e una flessibilità invidiabili. Ecco, in quel momento lì lui stava facendo qualche cosa che si può fare, detta proprio come Frankenstein, il film Frankenstein Junior, si può fare, ecco. Ed è importante, no, questa cosa qui, cioè ci fa riflettere sul fatto che adesso lui aveva un po' le idee confuse, perché va detto che quella cosa lì non si dovrebbe timbrare. Però che un autore, cioè che una persona non sia autore, ma possa fare delle operazioni artistiche, culturali, concettuali, chiamatele come volete, pescando da fotografie di altri, è una cosa che si può fare, si fa e non va guardata con sospetto. Certo, deve essere un'operazione buona, deve essere un'operazione onesta intellettualmente, devono essere dichiarate
le intenzioni, quindi non insomma, fatte per prendere, per menare per il naso la gente, però penso che anche Luca Panaro vi abbia parlato di operazioni abbastanza, come dire, estreme o comunque. È chiaro questo punto su cui io insisto sempre, perché poi sostanzialmente quello che facciamo noi come curatori, perché dal momento in cui noi siamo chiamati a far vivere un archivio, a farlo, a diffonderlo, a valorizzarlo, dobbiamo pescare dentro questo materiale e in qualche modo, sempre cercando di stare, di rispettare il lavoro e le intenzioni dell'autore, però a volte ci ha anche chiesto di spingerci a fare qualche cosa di differente. Ed è quello che noi facciamo proprio a partire da questo materiale qui. Questo materiale verrà esposto in una mostra che inaugurerà venerdì al Museo Francesco Borgogna di Vercelli, che è una pinacoteca molto importante. Sarà inaugurata una mostra sul Rinascimento piemontese, perché in Vercelli aprirà una grande mostra su Gaudenzio Ferrari. I musei cittadini faranno una serie di eventi, esposizione a corredo di questa mostra importante, che si terrà in una sede espositiva differente da un museo. E per l'occasione ci sarà una parte dedicata ai fotografi che si occuparono di Rinascimento piemontese. Fotografi dell'Ottocento che censirono i beni artistici, e anche Giachetti che nel 1956, come abbiamo visto prima dalla busta, fu chiamato più che altro dai giornali per andare a fotografare i momenti salienti della mostra. Qui vediamo Luigi Einaudi con la moglie, ex presidente, in quel caso non era più presidente della Repubblica, ma lo era stato. Qui invece vediamo gli operai della Pirelli, interessante, che è una mostra importante su Gaudenzio Ferrari a Vercelli, intervenisse l'ex presidente della Repubblica e si fermasse una fabbrica per portare i lavoratori a vedere una mostra, direi abbastanza sintomatico. E che cosa ci balza all'occhio? Che queste immagini Giachetti le fece perché doveva venderle ai giornali, no? Quindi noi ci troviamo questa busta che avete visto prima, cioè questa, con una ventina di immagini, noi le esporremo tutte le immagini, le abbiamo digitalizzate e le esporremo tutte in questa mostra, però certamente queste non erano immagini nate per essere viste in sequenza, erano immagini nate per essere scorporate e vendute ai giornali. Facendole vedere in sequenza, che cosa emerge? Che Giachetti involontariamente fece un lavoro sul pubblico che guardava la mostra. Non si vede la mostra, si vede il pubblico che guarda. Esattamente come fecero altri autori, Ugo Mulas, per esempio, Elliot Erwitt, altro esempio, Thomas Trout, Paolo Monti, insomma, autori che siamo abituati a conoscere, Frank Horvat, tanto per dire. Lui non aveva le stesse intenzioni, cioè la distanza tra questi e Giachetti è siderale, io non voglio far passare questo fotografo per quello che non è, però di fatto noi queste fotografie qui, grazie al lavoro di Monti, Mulas, Horvat, Erwitt, Strutt, eccetera, 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 le guardiamo con occhi differenti e siamo obbligati, io nel testo l'ho messo della mostra, perché noi ci troviamo davanti a un lavoro che sfugge alle intenzioni dell'autore, ma che ci dà, che ci impone di mettere, di essere messo in relazione con quello che è successo grazie ad altri autori. Quindi noi invitiamo il pubblico ad approcciare la fotografia non solo come testimonianza di qualche cosa successa nel 1956, ma anche di qualche cosa che risente di quello che poi è successo dopo e che noi possiamo giustamente, su cui noi possiamo proiettare la nostra cultura fotografica. Ma queste operazioni le facciamo, allora, si tradisce la volontà dell'autore? Forse anche sì, perché, ripeto, queste foto erano state fatte per essere smembrate, anche se però lui ci dice, se volete usarle, c'è una busta, usate questa, quindi in qualche modo noi un minimo di fedeltà ce l'abbiamo, però facciamo un'operazione culturale, indubbio,
ma porta anche i nostri nomi. Quindi intellettualmente siamo onesti da quel punto di vista lì. La curatela è un nome e un cognome, ha un nome e un cognome, anzi due nomi, perché la principale curatrice della mostra che proporrà anche delle opere molto belle di Giovenone, quindi veramente fatte nel Rinascimento, e Cinzia Lacchia, che è la conservatrice del museo. Io solo curato con lei questa parte legata alla fotografia. Però noi ci siamo guardati e abbiamo detto: lo facciamo. La cosa interessante, e mi aggancio proprio all'intervento di Luca Panaro dell'altra volta, chiedeva che cosa succede quando una fotografia che è nata per essere esposta in un museo viene tolta da quella sede. Ecco, qui io mi faccio la domanda, e vi faccio la domanda inverso: che cosa accade quando una fotografia che non è nata per essere esposta in un museo viene messa invece in un museo? Che cosa succede? Allora, è curiosa, noi delle volte che facciamo operazioni di questo genere poi stiamo molto attenti a quello che succede, a quello che accade, ma di nuovo, alla luce di tutta questa cosa qua, tutto quello che ho detto fino adesso, che ore sono, Giovanni, tra l'altro? No, ma direi che ci siamo quasi. Alla luce di quello che vi ho detto, adesso mi sono persa, che cosa accade quando la fotografia entra in un museo? Ok, mi ci ritrovo. Di nuovo, questo mettere delle immagini, toglierle dal loro, fare un déplacement, come mi viene il termine in francese, non mi viene in italiano, è di nuovo un'operazione che ci impone e ci aiuta a riflettere, a dire che cos'è e di che cosa parliamo quando parliamo di fotografia. Quindi in questo caso di che cosa stiamo parlando? Di una fotografia che non è nata, che è nata per essere pubblicata, che di una serie che non era una serie e che adesso è diventata tale, di qualche cosa che sicuramente neanche il fotografo immaginava che sarebbe un giorno finita in una pinacoteca così importante. Certo, sarebbe stato contento, questo posso dire sicuramente. Però ecco, queste cose qui ci permettono di dire: non esiste un unico modo di approccio, non esiste una posizione su cui arroccarsi. Esiste di volta in volta una serie di domande che noi possiamo fare per interrogarci. Torno ancora su, visto che ho ancora un attimo di tempo, su sulla questione legata all'utilizzo delle immagini, cioè fare o utilizzare. Per dire, lo cito tutte le volte, che certo non è un'idea mia, ma ed è una cosa che potreste fare anche voi, anche con fotografie di altri, non solo con le vostre. Nel 1989, su un libro che in maniera colpevole l'Italia non ha mai tradotto, che è La photographie plasticienne di Dominique Baquet, viene citato Jean-François Chevrier, che aveva scritto un altro testo intitolato Une autre objectivité, testo edito da Idea Book a Parigi. Dominique Baquet cita François Chevrier, che dice: ci sono due atteggiamenti fotografici, che in francese si chiamano posture photographique, anche un suono più bello e, se vogliamo, anche un significato letterale che mi piace di più: quella degli artisti che utilizzano la fotografia e quella dei fotografi puri, per non dire puristi. Allora, esistono queste categorie, che molto spesso a volte si mescolano, per carità, però esistono. Allora, quello che voglio dire proprio, e queste cose esistevano prima che Chevrier le codificasse, in qualche modo le citasse, non è un'invenzione di Chevrier. Allora, quello che voglio dire concludendo è che queste operazioni non sono possibili solo per chi fa il mio mestiere, ma anche chi la fotografia la pratica. Okay? E voglio chiudere proprio tornando al titolo, quindi, per chiedersi, quindi, cioè per interrogarsi, io credo che, e
per interrogarsi e imboccare delle strade giuste, io credo che davanti alla fotografia si debba essere disarmati, ma non intendo, intendo strutturati dal punto di vista critico, ma disarmati, e intendo disarmati proprio nel senso letterale del termine, cioè non si spara addosso a nessuno, né a chi la fotografia la fa, né a chi la fotografia la usa, semplicemente si debbono avere, si deve avere una strumentazione critica in grado di intercettare la fotografia nelle sue forme, nelle sue applicazioni, torno a dire, nelle relazioni che ha con il mondo esterno. Questa è la cosa fondamentale secondo me, e questo è il quindi, cioè di che cosa stiamo, tutte le volte, la fotografia quindi, di che cosa stiamo parlando, di che cosa vogliamo parlare. Ecco, allora l'atteggiamento giusto è proprio quel, secondo me, mi permetto di dire, ovviamente sono io qui, sto mettendo la faccia, quindi chiudo perché devo rispondere a una domanda che mi è stata posta da Efrem Raimondi, fotografo che avete conosciuto, fotografo conosciutissimo ovviamente, ma che avete conosciuto proprio qui al Candiani l'anno scorso. Allora su Facebook Giovanni pubblicizza e promuove l'incontro e Efrem mi scrive, devo leggere perché l'autore è lui, mi dice: se fossi presente ti porrei una domanda, Laura. Io e Fred siamo amici, quindi l'ha anche fatto un po' provocatoriamente. La domanda è la seguente: la fotografia ha una missione? Se sì, quale? Se no, perché? Adesso io ricomincio e parliamo per altre, per un'altra ora, scherzo. Allora io rilancio e dico a Efrem, guardo in camera, come si dice nelle televisioni. Io non posso rispondere brevemente se la fotografia ha una missione o no, però voglio dire, voglio rilanciare in questa maniera. Io utilizzerei un prefisso e non parlerei di missione. Allora, rilancio la domanda. La fotografia ha una commissione, perché quello è il punto importante. E forse la missione della fotografia potrebbe davvero essere oggi come oggi questa. Cioè, la fotografia adesso sta godendo di una salute incredibile. Abbiamo tantissime persone che fanno fotografie, chiunque fa fotografia, chiunque. Quindi non si può dire che sia in fase discendente o calante. Il problema è la commissione, da chi è richiesta. C'è richiesta di fotografia. La fotografia c'è, sicuramente. Ma la richiedono. Ecco, il problema della commissione è importante, quanto se non di più della missione. Allora concludo veramente dicendo che forse la missione della fotografia, ammesso che ne debba essere, che debba averne una, è di tornare a essere qualche cosa non solo che c'è, ma di cui c'è bisogno. E con questo chiudo e vi saluto. Grazie. Utile. No, anche inutile, per carità. Anche inutile. Qualcuno la vuole questa fotografia. C'è una commissione, abbiamo dei committenti, perché sennò voi fate la fame, anche. Peraltro. Si fa già. Allora. Se avete domande sono. Infatti, qui. Adesso. Volevo, se non vi ho annichilito con questi discorsi, cominciare prima di tutto ponendoti io un paio di domande, una di natura più personale e una di natura un po' più generica. Sul personale non so se posso rispondere. Allora, quella generica è relativa a tutta l'attività che è stata fatta nell'ultimo anno, ad esempio dal Ministero dei Beni Culturali, che ha attivato tutta questa operazione per la definizione, la gestione o comunque la progettazione di finalmente un qualcosa di strutturato sugli archivi della fotografia e una serie di iniziative che sono correlate. Vuoi sapere tu che cosa ne pensi, se hai avuto maniera di capirne poi o farne una sintesi, perché io ad esempio sono riuscito a capire poco qual è l'obiettivo finale di tutta questa operazione. E a che cosa ha portato? Allora, nel nostro caso
io non me ne sono, non ho approfondito per una ragione, l'archivio in questo momento è un momento di riorganizzazione gestionale anche, no? E per cui adesso noi siamo impegnati nel dare una struttura che possa garantire la sopravvivenza di questo archivio, per cui non posso risponderti in maniera esaustiva. Il problema non è la prima, non sarà l'ultima. Ci sono però dei problemi che stanno a monte, che sono proprio il problema di riuscire a far dialogare anche gli archivi, perché non ci sono ancora dei sistemi anche di catalogazione uniformi, quindi c'è sempre una buona volontà. È difficile poi, e io non sono in grado di dirlo adesso, probabilmente tra qualche anno, se poi vedremo anche poi come questa cosa proseguirà, come il MIBAC si muoverà anche. Allo stato attuale io non ti so rispondere dicendoti, non mi voglio prendere la responsabilità di dire porterà cose buone o non porterà nulla, perché ho visto nel corso degli anni tantissime iniziative, tantissimi sforzi dichiarati, che poi sono naufragati, perché proprio veramente il problema principale è quello di riuscire a creare una rete. Ma ad esempio in questo caso, tu che hai anche avuto molti contatti con la zona oltrealpina, con i francesi, quello invece là sono organizzati in maniera molto, sia a livello nazionale, sia a livello locale, nella gestione chiaramente di tutto quello che può essere il patrimonio fotografico di una nazione che racconta una storia, racconta un'evoluzione, racconta una modalità di vita. Cos'è che ad esempio da noi manca ancora, se te ne sei fatta vedere? Manca la cultura fotografica, semplicemente. Cioè se degli amministratori chiedono che cosa salvo, perché devo salvare quelle foto lì, che interesse hanno, capite che io gli interlocutori non li ho. Ma non voglio citare nomi, cognomi, perché io sono 20 anni che mi occupo di questi archivi, ne ho visti passare tantissimi, tanti. Adesso ci sono dei dialoghi avviati che possono sembrare promettenti, quindi io sono sempre ottimista. Poi però mi rendo conto che manca la cultura fotografica, ma non si può neanche fare una colpa agli amministratori, perché manca una cultura fotografica a qualsiasi livello, a livello scolastico non c'è, quindi chi si fa? O ci mettiamo proprio nell'ottica d'idea di formare qualcuno che abbia una cultura visiva, non solo fotografica, cerco di ampliare un po' il raggio, o se no diventa difficile, perché poi io li capisco anche quando mi dicono perché dobbiamo salvare 1000 foto di lampadari, ma io sinceramente li capisco. Vorrei non sentirmelo dire, ma o uno fa un percorso professionale, scolastico, votato a quello, o se no manca proprio una cultura di base e la carenza sta lì, non tanto a livello, lasciamo stare le cose che amministrativamente succedono, politicamente, eccetera. Il problema è che se manca una base. Perché io mi accorgo che. Mentre in altri stati c'è. Infatti. E mi accorgo che mano a mano abbiamo sempre più un ricordo di un'Italia che arriva agli anni 90, fotograficamente, ben definita, e dopodiché fondamentalmente è come se tutto si disperdesse in quello che è fondamentalmente è il c'è e non c'è, che è fondamentalmente il web. Per cui tutta la manovra successiva di quello che noi vediamo di una modalità di vita, come si viveva, cosa si faceva, delle 100.000 situazioni, come ti dicevi, addirittura dalla fotografia di organi malati, piuttosto che questi elementi che possono servire a catalogare e capire la modalità di vita di una zona, ad esempio in questo caso del Vercellese, come abbiamo anche noi su Mestre, da certi punti di vista, ma che si ferma a un certo punto, per cui adesso fondamentalmente restiamo nell'ambiguo del c'è tutto perché è sotto guardia. Ma perché la fotografia è diventata immateriale sostanzialmente, no? Una volta si stampava semplicemente, c'erano dei materiali che sono un grosso problema a livello conservativo, perché vi assicuro che costa tanto conservare, per cui veramente sono un grossissimo problema. Però ci sono, di fatto facciamo i conti con qualche cosa, con degli oggetti. È ovvio che poi il digitale ha portato
prima del web, anche il digitale, è la smaterializzazione della fotografia, cioè è diventata qualcosa di immateriale, da una parte abbiamo un mucchio di spazio disponibile, va detto, occupano meno spazio, dall'altro però, dall'altro quindi... Quindi passo alla seconda domanda, poi lascio anche al pubblico qualche... No, volevo, scusami perché mi hai dato l'assist per... sostanzialmente, parlavamo prima con un altro amico che è anche un bravo fotografo, che si chiama Arnaldo Agugiaro, ecco, vi ho citati tutti così imparate, e lavori ancora in camera oscura? Sì, lavoro ancora, mi preparo ancora gli sviluppi, eccetera. Il problema della conoscenza dei materiali e delle tecniche è fondamentale, è fondamentale, va recuperata secondo me. E poi molto spesso... Anche se qua penso sia l'unico elemento che io do come elemento a sfavore di tutta la fotografia analogica, tutto l'elemento chiaramente collegato all'inquinamento un po' che essa produce in parte, no? Oppure agli effetti che ci possono essere nel lungo andare sull'utilizzare sempre acido o meno. Qua chiaramente entriamo in termini chiaramente però prettamente di visione personale, per cui... No, l'ho capito, ma se uno che fa fotografia o che se ne vuole occupare entra in camera oscura e quantomeno sa cosa succede in una camera oscura, sì, che ci vada, poi non è che poi ci va tutti i giorni, no? Però, insomma, conoscere i procedimenti e i materiali io credo che sia fondamentale, perché fate attenzione, io mi sono formata, appartengo ancora a una generazione di persone che si sono formate sulla fotografia analogica, ma il problema è chi si occuperà di archivi di fotografia a gelatina di bromuro d'argento o ad altre tecniche fra vent'anni, si sarà formato non sapendo che cosa significa stare in una camera oscura. Guardate che non è molto leggera la cosa, eh? Poi tanto tra vent'anni, cioè, qui non è che siamo così solidi, possiamo immaginarci, no? Sembra che si stia distruggendo tutto, quindi chi se ne frega poi di quattro fotografie in croce, però alla fine non è problema da poco. No. Perché quantomeno uno sa che cosa ha sotto mano, se non sai che cosa hai in mano. Poi passo alla seconda domanda, ok, e poi lascio anche al pubblico un po' di spazio, che è relativa al fatto di una cosa che tu hai accennato prima e che riguarda probabilmente il Giacchetti, ma anche il sottoscritto, e mi riallaccio al discorso che facevamo prima sull'eterogeneità degli scatti, e hai inserito anche un elemento di natura psicologica in questa situazione. Mi piaceva se ampliavi un attimo questa cosa qui, da questo punto di vista. Sì, allora lui, sempre tornando a quando parlavo degli album, vero? Il fatto che si doveva trovare... Allora, non è una mia romantica... Prima di affrontare tanti temi contemporaneamente... Sì, è una domanda che hai fatto bene a farmi, perché quando poi io ne parlo, poi qualcuno magari dice, ma è un po' una tua romanticheria, no? Pensare che questa cosa produca uno straniamento, alla lunga abbia una ripercussione a livello psicologico. No, io lo dico perché in archivio abbiamo anche delle musicassette che lui registrava. Abbiamo di tutto, sì. Abbiamo delle musicassette che lui registrava, in cui lui leggeva i testi di filosofia, perché lui cercava conforto nella filosofia, proprio perché questa eterogeneità, questo trovarsi tutti i giorni di fronte a dei picchi visivi, ma poi a un certo punto anche emotivi, voi non avete idea, ve le ho risparmiate, ma le foto di bambini nelle casse da morto che ci sono, all'epoca c'era una mortalità infantile molto alta. Quindi lui non aveva figli, questa cosa l'aveva provato per tutta la vita, fu il suo grande rammarico. E quindi per lui trovarsi tutti i giorni, tra l'altro faceva anche una cosa, oltre agli interventi, lui aveva ottenuto la commissione da parte delle agenzie che facevano le perizie assicurative.
Quindi quando c'erano degli incidenti, lui andava a fotografare i feriti o i morti, perché poi c'erano i parenti o le assicurazioni, che io vi assicuro che oltretutto quelle immagini lì me le sono dovute inventariare tutte, ma ho chiesto aiuto perché a un certo punto non erano abbastanza. Poi tra l'altro sono fotografie, sono 20-30 colori, sono stampe, sono non molto semplici, ecco, da vedere. Non lo sono per me, ma lui veramente era un po' preso dentro questo. E chiese, cioè, trovò conforto nella filosofia, quindi effettivamente per lui non fu semplice. Lo salvò la filosofia e lo salvò questa fede incrollabile nell'idea di documento, che diventava nella sua testa la documentazione onnicomprensiva, cioè il documento era tutto. Travalicava il reportage, cioè una foto per lui era un documento. E quindi era anche elastico nella gestione, sì. Ok, adesso io vedo già qualcuno che alza la manina. Sì, aggiungo solo, progressivamente poi con gli anni lui iniziò ad allontanarsi poi un po' da questa frena. Forse calarono anche le commissioni perché aprirono altri studi. Diciamo che però dal 45 al 65 questo modo di lavorare era a dei ritmi impensabili oggi. Grazie. Allora, vado là in fondo, poi... È una considerazione che mi viene spontanea, non ho molta voce. La marea immensa di foto che ha fatto quest'uomo, che tra l'altro è... Io sono di Domodossola, quindi ho capito perché è chiamato le baite, li ha chiamati baitini, perché lanciano le baite. No, perché baita era il nome del foglio clandestino delle Brigate Garibaldi durante la Resistenza. Probabilmente collegato alle... Sì. E quello che mi ha colpito è che lui ha cercato di fotografare un mondo, o il mondo. Quello che mi colpisce di oggi invece è che si fa una quantità di foto immane, molto superiore a questa, ma stia fotografando dei fantasmi di un inconscio forse. E questo è quello che ogni tanto mi viene da pensare, quando, di fronte all'opera immensa di questo uomo che ha documentato delle cose. Lui non aveva tempo, semplicemente lui non aveva tempo era chiamato e quindi... Ma che cosa intende per fantasmi però? Perché a questo punto mi interessa. Ho l'impressione che, siccome io lavoro in mezzo ai giovani, questi si fanno foto di se stessi, tutte le pose, in un modo. E poi c'è Facebook, poi c'è Instagram, poi c'è questa proliferazione. Per cui, giustamente, anche altre volte con lui dice, no, che senso ha fare foto oggi, no? Se lo fai per mestiere o se non lo fai per mestiere. E certe volte mi impressiona che veramente la gente stia fotografando il proprio fantasma interiore, il proprio inconscio, e abbia perso di vista il mondo, che io invece ritrovo lì. Ma è quello che dicevo prima, sicuramente è cambiata la fruizione delle immagini, no? E io non mi sentirei di demonizzare né Instagram né Facebook, sono modalità differenti. Pensate solo, perché questo forse è interessante, a quello che rappresentava per le persone nate nella generazione precedente a quella di Giachetti, vedere le immagini di Giachetti. Noi a volte non ci rendiamo conto, no? Che, cioè, per familiarità vediamo qualcosa che ci appartiene e lo sentiamo come positivo e guardiamo con un po' di sospetto qualche cosa che non ci appartiene più, ma che invece appartiene ai giovani. Il problema è quello di, e la sfida è quella di riuscire a comprendere quella modalità di produzione e di fruizione delle immagini. Perché il mondo di cui parla lei, certo, queste sono immagini di una concretezza incredibile, eterogenee, concrete, ma fisicamente ci sono, no? Le abbiamo viste, sono proprio oggetti, sono fotografie, sono stampe.
però quelli che guardavano le fotografie di Giachetti e che invece quel mondo lì non lo sentivano proprio, dicevano: ma questo perché sta fotografando? E allora forse è un problema nostro con i tempi, e credo valga la pena di capirlo. Io lavoro spesso con i giovani e devo dire che loro sono molto curiosi, poi sono passivi da un certo punto di vista, perché effettivamente sono omologati su tante cose, non sognano più, però con i giusti input fanno delle cose straordinarie, ma insegnano a noi, assolutamente. Hanno una capacità di tradurre in immagine, una velocità di cogliere le cose che si dice, che si dicono loro, che a me lascia senza parole tutte le volte. Certo, vanno un po' stimolati, quello sì, ma forse anche noi, forse noi un po' meno, però. Bene, un'altra domanda? Carlo Chiapponi, io sono del Circo Fotografico della Gondola di Venezia, mi chiedevo... Circo Fotografico Storico. Che ha un certo archivio, anche un certo... adesso è anche tutelato dai beni. E mi chiedevo, ha senso parlare di archivio tematico? No, ha senso parlare di un ordinamento. Quando io parlo di ordinamento non parlo di archivio, cioè parlo di un criterio con cui il fotografo per primo ci ha lasciato il suo materiale. Lui ha organizzato il suo materiale. Sì, quindi diciamo che l'archivio... No, molto interessante questa, cioè questa posizione di distanza dall'immagine. Sì. Allora mi chiedo, ma allora forse il più grande archivio che esiste in questo momento al mondo è quello di Instagram, uno dei tanti, diciamo. Perché probabilmente visto adesso ci risulta che siamo immersi nel contemporaneo, quello che... gli scatti che fanno tutti i giorni le persone, ci risulta magari banale o chi lo sa superfluo, però secondo me fra 50 e 100 anni ci saranno gli studiosi, no? Il materiale, cioè, su cui studiare infinito della nostra civiltà. Io penso solo... Infatti giustamente lei diceva che la fotografia occupa meno spazio adesso, ma non è che non ne occupi. I mainframe del deserto sono enormi, infiniti. Allora, banalmente, ognuno di noi in tasca si porta un archivio. Gli smartphone che hanno una memoria molto ampia, io ad esempio non cancello quasi mai, ho 2500 foto sul mio telefono. Quello è un archivio, di fatto, che ha un ordinamento cronologico, perché mi... sono messe in ordine cronologico. Ma anche lì tutto può aver senso o nulla può aver senso, sempre in un archivio, quindi il discorso se quando si parla di fotografia, ecco, il concetto di archivio certo è anche quello è mobile, indubbiamente. Io dico, al di là della fotografia quindi, archivio quindi, la fotografia è una cosa che non è statica. E questo è il grande no. Il punto è questo, non è una fotografia, non è statica, perché chi la vede in maniera diversa, e chi la vede nel tempo la vedrà sempre in maniera diversa ancora, dal documento certo. E come hai detto giustamente, prendo questa foto per documentare una cosa, la piazzo in una grande galleria d'arte, cambia completamente. E l'opposto vale anche l'opposto. Certo. Rimangono le intenzioni dell'autore, quindi la consapevolezza, e quello che vi ho mostrato è comunque un percorso di consapevolezza. Ripeto, Giachetti aveva molte ingenuità, molte. Faceva delle operazioni senza pensare di star facendo delle operazioni di tipo culturale o concettuale, però le faceva. Aveva delle ottime intuizioni, aveva una grandissima flessibilità e libertà. Proprio metteva mano nel suo materiale con un'agilità e una libertà incredibili, non era bacchettone, ecco, se vogliamo usare un termine leggero. Sì. Ed è indubbio che, ma io sono, quello che dice lei è vero, cioè è mobile e tutte le volte sortisce effetti differenti a seconda di chi la legge, ma del momento in cui la si legge.
quegli album 10 anni fa non erano qualcosa che ci rimandavano ci rimandava ai social, no? Neanche potevamo immaginare, adesso 10 magari sì, 20 anni fa, che quello sarebbe stato un tipo di fruizione delle immagini a cui eravamo abituati. Quelli erano oggetti straordinari e basta, ma proprio nulla più di quello, nessuno immaginava quello che sarebbe stato. C'erano, certo, come dicevo prima, degli artisti che avevano lavorato con delle metodologie simili, ripeto, quelli per Jaguet erano semplicissimi strumenti di lavoro, ma per noi che ci occupiamo di fotografia i rimandi erano, però si andavano proprio a pescare nome per nome. Adesso uno vede quegli album e dice, ah beh, questo sembra Facebook, Instagram, eccetera, i social. Ti ci raccontava una volta Gianni Brendolardini, che ogni tanto ci viene a trovare, di una foto sua famosa di questo spazzino in piazza San Marco, completamente vuota, e questo spazzino da solo spazza questo grandissimo, questa piazza famosissima. È andato a presentarla in una scuola cinese dove non aveva nessun riferimento culturale. Ma cosa la vedete voi in questa fotografia? Ma questa deve essere la casa padronale di un grandissimo capitalista, questo povero uomo è lì che spazza per tenerla costantemente pulita. Cioè. Sì, quello fa parte delle proiezioni del proprio vissuto. Cioè. Esatto. Poi ci sono anche delle cose che invece, come dire, sono meno romantiche, se vogliamo, ma che hanno un senso. Il Museo Borgogna, che ho citato prima, ha un fondo, più di uno, però ha un fondo lasciato da una che raccoglie i materiali di un notaio fotografo, Andrea Tarchetti, vissuto a cavallo tra 800 e 900. No? Ultimamente c'è stata una mostra fotografica, perché questo materiale è stato restaurato dal gruppo Alinari, quindi insomma c'è un'attenzione molto interessante del museo nei confronti della fotografia. A un certo punto salta fuori un'immagine di uno stabile, una casa, un edificio, che aveva un glicine davanti all'ingresso, aveva un glicine. Questa casa poco tempo fa è stata ricostruita. Bene, quella fotografia che Tarchetti fece, perché era, come dire, uno scorcio della città, era proprio l'ultimo scorcio prima della campagna, no? Quindi l'ultima, come dire, realtà urbana, diciamo così, antropizzata prima della zona rurale. Allora, quella foto è stata vista dalla commissione che valutava il progetto. E dal momento che quel glicine c'era già nell'Ottocento, quel glicine è rimasto, perché era un albero storico. Allora, delle persone che hanno guardato quella fotografia lì, cioè le persone che hanno guardato quella fotografia lì, scusate, delle intenzioni dell'autore. In quel momento lì, quella non era una veduta cittadina, quella era, il glicine c'era o no, quindi si arriva poi anche a una valutazione di tipo tecnico, scientifico, eccetera. Quindi non è solo il racconto che uno riscrive su una fotografia, è anche veramente la competenza che mette in campo mentre la osserva, che ha una ricaduta. La fotografia ha delle applicazioni, chi la guarda applica le proprie competenze in un sistema di scambio di applicazioni. Cioè, e ultima cosa, non parlo più, per me fotografare i propri fantasmi è importantissimo. Ognuno faccia cosa crede, io tanto poi state solo attenti a come organizzate il vostro materiale, perché poi chi arriverà come me e dovrà occuparsene, attenzione. C'è qualche altra domanda? Qualcuno che ha qualche domanda, che vuole interagire? No? Allora, ok, io vi ringrazio. Ringrazio Laura perché l'intervento è stato molto bello. Grazie a te Giovanni per la... Ci vediamo fra due sabati con Michele Smargiassi e niente, vi ringrazio di essere stati qui e vi auguro una buona serata. No, grazie a voi e grazie a Giovanni che mi ha invitato.